Per il presidente Luciano D'Alfonso e la maggioranza in regione la trasparenza è solo un optional. A denunciarlo Forza Italia, che continua a chiedere carte, numeri e documenti relativi al project financing per la realizzazione del nuovo ospedale Chieti Pescara ed ancora il bilancio della TUA, la società unica dei trasporti, nonché i rendiconti della trasferta dell'Abruzzo all'Expo di Milano. È un nostro diritto, tuona il capogruppo Sospiri, sventolando una lettera del direttore generale Cristina Gerardis in cui si nega la documentazione richiesta e in cui si specifica che la stessa sarà consegnata a mano dal presidente Luciano D'Alfonso in persona. Un atteggiamento inaccettabile, commenta il consigliere Mauro Febbo, che minaccia di andare in procura. Assoluta mancanza di trasparenza, perché mentre prima era riferita solo al presidente D'Alfonso, che insomma oramai lo conosciamo, conoscono gli abruzzesi, ha definito il Consiglio regionale una cloaca. Se lo avessi detto io o Chiodi qualche tempo fa, sarebbero successe insomma, altre cose. Invece qui nessuno si fa scrupolo. La cosa grave è che ciò che viene fatto dai funzionari dirigenti, nel caso specifico da dottoressa Gerardis, che si permette il lusso di dire che le carte non ce le dà, che verranno consegnate dal presidente Alfonso a mano forse quando ci sarà una commissione di vigilanza. No, lei ha l'obbligo di rispettare i regolamenti, gli statuti e le leggi dello Stato e della Regione Abruzzo, quindi deve consegnarmi la relazione. Quel progetto di finanza di cui si sta discutendo oramai da diverso tempo, che riguarda il clinicizzato di Chieti, un costo di 3 miliardi 265 milioni che si vuole affidare alla Maltauro, o meglio presentata dalla Maltauro, e su cui noi abbiamo la nostra più assoluta contrarietà. Ci sono altre soluzioni e soprattutto non ci piace l'affidamento di tutti i servizi e non solo della realizzazione del manufatto. Ci sono altre soluzioni. Il 20 ci confronteremo in Consiglio regionale. È chiaro, se non abbiamo le carte è un confronto monco.